Andrea Fola, la tua adesione alla lista Bianconi, facci la storia. Okay. La mia adesione alla lista Bianconi nasce da una forte convinzione, che è quella che vorremmo anche raccontare alla politica, ai politici e ai partiti. Non siamo qua per soddisfare i nostri destini personali e la politica non è fatta di ambizioni personali ai quali anteporre tutto il resto. La politica in cui noi crediamo è fatta da persone che costruiscono un progetto. E il progetto si costruisce al di là delle posizioni individuali e quindi io non mi sono per niente sentito mortificato dopo che ho capito che Vincenzo può essere una persona che insieme con noi condivide il progetto. Per noi era importante la direzione in cui andare, la direzione in cui volevamo andare è la stessa in cui vuole andare Vincenzo e quindi più siamo e più cose buone faremo al di là del posizionamento di chi è il pilota principale, di chi è il copilota e di chi sono i passeggeri. L'importante, e questo penso sia una bella lezione anche per la politica, è che guardiamo nella stessa direzione e che non ci recintiamo intorno alle nostre ambizioni personali, perché abbiamo dei bisogni più importanti da soddisfare. Vostro competitor chi è? Salvini o la Tesei? Ma il nostro competitor evidentemente mi pare sia più Salvini che la Tesei, però noi credo che da oggi in poi vogliamo costruire per, non lottare contro, e quindi proveremo a costruire per i cittadini dell'Umbria, da umbri, cercando di non urlare, cercando di pacificarci con noi stessi, con le nostre comunità, comunità nelle quali noi viviamo e vogliamo continuare a vivere. Non abbiamo affittato case per starci 20 giorni, ma da cittadini umbri vogliamo costruire pezzi di comunità più coesa per l'Umbria. Quindi i nostri competitor in realtà li guardiamo, come dire, ma li lasciamo ai loro palchi, noi vogliamo costruire. Senti, per passare alla lista Bianconi presidente, hai pagato 30.000 euro a Verini, al PD, com'è? Hai preso il mutuo? No, veramente non ho pagato niente a nessuno, ho pagato un po' di energie fisiche in questo periodo, quello sì, ma l'ho fatto volentieri e lo continuo a fare, ma guarda, la lista Bianconi non è la lista Bianconi, non è la lista Fora, è la lista di 20 persone dietro alle quali ce ne sono tante altre. E quindi raffigurateci come un gruppo, raffigurateci come un pezzo di comunità che si mette a disposizione della nostra regione con grande motivazione e grande voglia e soprattutto con grande spirito di servizio. Noi siamo un gruppo, siamo partiti come un gruppo e come un gruppo vogliamo arrivare. Bella. La mia era una battuta, perché se io dico a mia moglie che do 30.000 euro al PD per cambiare, insomma, non mi fargli entrare dentro casa. Farebbe anche bene, 30.000 euro vanno spesi per cose molto più importanti, direi, che per gestire le appartenenze o meno a un partito, quindi sì. In bocca al lupo, tanto ci vediamo in questo crepi, giorno. Crepi.